La Costituzione, nel senso suo più profondo e sostanziale, è l'organizzazione di questa triade. Economia, per assicurare i beni materiali. Politica, per assicurare ordine e sicurezza. Cultura, per creare un senso d'appartenenza. A ben riflettere, nella sfera economica troviamo divisioni e rivalità per acquisire proprietà. Nella sfera politica, ugualmente, per acquisire potere. Economia e politica producono conflitti e disgregazione. Tutte le società, senza eccezione, sono destinate a fallire se non sono tenute insieme da una forza indipendente da economia e da politica. E questa forza è di natura culturale. Per molti secoli essa è stata la forza della religione, fino a quando la qualità di civis coincideva, doveva coincidere, con quella di fidelis del medesimo Dio della medesima costellazione di dei, quali che ne fossero le strutture istituzionali e l'organizzazione del potere che governava la comune credenza. Quello che noi andiamo a costruire per conservare il nostro futuro è ovviamente la salvaguardia di tutto quello che costituisce il nostro sapere, il nostro patrimonio. Ecco, quindi quando noi parliamo di fondata sulla cultura, parliamo di tutte quelle scienze, arte, tecnologia, tutto quello che caratterizza la nostra umanità, la nostra vita, la nostra quotidianità, che in realtà è in grado di conservare e preservare il nostro futuro. Io sono un giornalista, ho scritto un libro che hanno detto che è profetico e a forza di sentirlo dire, a finire che ci credo anch'io. Quello che ha impressionato me leggendo il libro è che è un librettino piccolo, però è vero che è tosto, è difficile da leggere, perché non a caso si chiama fondata sulla cultura. Zagrebelsky dice che la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro. Per entrare nel tema, che cos'è la cultura? Bisognerebbe prima stabilire questo. Zagrebelsky dice che la cultura è il collante che tiene insieme una società, assieme a due altri elementi, che sono la politica e l'economia, e che questo collante qui della cultura era una volta costituito, rappresentato dalla religione. No, innanzitutto buonasera a tutti, immagino che sarete delusi che ci sia io al posto di Zagrebelsky, e come andare a un concerto sperando che sia buono e trovarsi tipo Povia o non so. Fare cultura oggi significa sostanzialmente morire di fame. Tutta la mia generazione, così ne facciamo un discorso generazionale che ho già cominciato con Zagrebelsky in questi giorni, lo sa, però quello che io noto è che è un male nostro, recente, contemporaneo. Sto leggendo per caso Martin Eden, che è questo libro di Jack London che qualcuno di voi avrà letto, è un libro straordinario che probabilmente per ragioni ideologiche non si studia a scuola, nel senso che è un libro, come dire, che è il manifesto della borghesia, cioè la storia di uno del popolo che vuole diventare un borghese. E dico questo non a caso, anche per, come dire, suscitare i miei correlatori per capire poi che cos'è la cultura, che cos'è l'intellettualità, se questo ogni tanto non ci distanzia anche dalla vita vera. Fare cultura è sempre stato difficile, fare cultura con libertà e fare cultura con un mestiere. Quello che io dico però è che noi trentenni ereditiamo una situazione in cui stiamo peggio di chi ci ha preceduto, e questo è il vero dramma nostro, ed è questo secondo me il tema sul quale magari anche interrogarci questa sera, proprio perché io non sono per niente renziano nel senso del rottamare, credo che una società cresca solo se passa la cultura, se passa il buono di quello che è stato. Quando vedo i sessantenni di oggi molto spesso smarriti, che non hanno, come dire, che non sono riusciti a fare tante cose, li condanno per certi versi perché mi hanno dato un paese peggiore, però dall'altra parte li voglio anche bene, perché se non ho un concetto di famiglia dentro al paese in cui sto, credo che rottamare qualcuno non abbia senso. Però capisco la provocazione e dico questo: oggi ci viene affidato un paese in cui fare cultura significa che tutte le persone che io conosco, che avranno sbagliato a fare l'università perché, per carità di Dio, lo sapevano anche prima che non avrebbero trovato lavoro, fatto sta che non hanno possibilità di mantenersi. Non ne faccio un discorso solamente economico, però io non ho fatto nemmeno io in tempo preso all'ultimo a leggere il libro di Zagrebelsky, dico questo: l'Italia è fondata sul lavoro e anche sul lavoro culturale. L'arte e la scienza sono libere. Allora, noi oggi purtroppo, diciamo, troviamo invece che molte
attività culturali non sono affatto libere, ma sono asservite a interessi diversi. E in questo caso, ovviamente, chi è asservito perché mantiene interessi diversi, inevitabilmente va a cozzare con quella che è, con quelli che sono gli altri due aspetti, cioè l'economia e la politica. Il potere finanzia l'intellettuale perché l'intellettuale dà lustro al potere. È un circolo normale. Lo sponsor, provate voi a immaginare che esista uno sponsor che paga un intellettuale che lo picchia dal quando. Esiste l'intellettuale non libero e esiste l'intellettuale libero. L'intellettuale non libero, che è, come dire, ha un padrone, un committente, può comunque fare cose straordinarie, come Michelangelo, che dando da fare il giudizio universale, non può fare quello che vuole, però fa comunque una cosa straordinaria. E rendevano conto a qualcuno, e se noi leggiamo quelle cose perché rendevano conto a qualcuno, non sono in grado di fare una storia dell'intellettuale. Però mi interessa un punto, cioè cosa ne facciamo oggi di questo? E credo che in questo paese ci siano alcuni elementi. Primo, forse lo dicevi anche tu all'inizio, cioè la cultura non è l'astrazione, la cultura è la conoscenza, il sapere. Non voglio fare della valle sull'artigianato, però cioè, quella è anche la cultura. E io eredito un paese come trentenne nel quale c'è stata una rottura tra il livello del pensiero e del fare. Eredito un paese in cui c'è una situazione per cui una certa ideologia ha molto affaticato la cultura, ha molto considerato la cultura come qualcosa di incomprensibile, di distante, che non avesse a che fare con la vita vera. Io faccio lo scrittore. Tutti ci siamo lavati la bocca con l'antiberlusconismo, nessuno scrittore italiano negli ultimi 20 anni ha raccontato un alluvione, un terremoto, qualcosa di tutto quello che ha fatto la storia di questo paese. Certo è che non mi meraviglia che gli intellettuali in Italia non abbiano un ruolo, perché non sanno dare una prospettiva a questo paese, perché non l'hanno data. E il problema nostro, di una generazione che forse è molto più libera per certi versi, è molto più smarrita, molto più terrorizzata, molto più ricattabile perché non ha lavoro, non ha soldi, non ha prospettive, non può farsi una famiglia, non può farsi niente. E cosa vogliamo fare noi insieme con chi ci ha preceduto, che con tutte queste ombre comunque ci ha dato la possibilità di essere liberi? Perché oggi come oggi noi potremmo essere, salvo ovviamente che uno abbia uno stipendio, una possibilità di sopravvivere e non sia ricattabile.